Non so perché, ma la scorsa volta non mi ha salvato e quindi ho dovuto rifare il livello 1, ma ho preso l'uscita segreta e alla fine non ho saltato veramente nessun livello. Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe, appuntamento finale. Ed eccoci qua, sull'ascensore incandescente. Eccoci qua, facciamo a capirci. La lava sale, il che non è mai un buon segno. Il livello ti sta dicendo, ehi amico, sali perché se no la lava ti fa nero. Oh cavoli, no, non dirmi che... No, uno solo è il limite massimo di persone che... di cose che possono stare su questa piattaforma. Ecco, già con la moneta... Ah, la moneta non si casca? Si è cascata prima. Vabbè, i Goomba evitiamoli proprio. No, no, no. Devo stare molto attento, devo essere anche molto veloce visto che la piattaforma... Sale non troppo velocemente e a quanto pare la lava è molto veloce invece. Ah, ma cammina anche se non ci sto sopra? Forse non per un lungo periodo di tempo, immagino. Prima o poi si dovrà fermare perché cammina solo quando effettivamente ha qualcosa a bordo, quindi... Allora, spero di non dover prendere il pulsante P. E invece serve. Vediamo un po' se si ferma. Ah, ecco, dopo un po'... Effettivamente torna giù. Ah, questa non conta se non prendi le monete perché non si appoggiano. Quindi solo quelle col paracadute. Probabilmente le monete, eccolo lì. Le monete che prendi con il pulsante P sono codificate in maniera diversa. Allora io qua mo non penso di riuscire a prenderlo. E infa. Ok, l'ho preso. Ah, ma non mi... Ah, non mi uccide? Non mi ha ucciso, strano. Interessante. Sali, ti prego. Mamma mia, ste bombe ci mancavano a rompere le scatole. Vai, cammina! Perché si era fermato mo all'improvviso? I colpi mi fa prendere. Va bene, oh no. Stiamo attenti. Guarda, se ci passo proprio pelo pelo. Salto per sicurezza, un altro saltello e ci siamo. Grande. Grande. Vabbè, queste non sembrano troppo difficili da evitare. Mannaggia le monete, mannaggia, sì. Ah, però questi qui tagliano i ponti, praticamente, tagliano i paracadute, diciamo. E quindi ti fa... Oddio, corri, corri. No, ok, che è andata meno male, perché non so come avrei fatto a prenderla lì la moneta. Praticamente era sopra le cose che... dalla scossa, quindi non so come avrei fatto in quel caso. Dai, cammina. Mannaggia quante, oh. Proprio ti odia il gioco, eh. Cammina, per favore. Vabbè, anche questa, vai. Oh, l'ultima rompiscatole. Arrivati, meno male. Meno male che siamo arrivati. Quindi penso che sia finito. Non ho raccolto niente, ma sinceramente, addio, addio. Dai, su. Non è possibile. Non ti dà un attimo di tregua. Sarebbe possibile prendere tutto, ma ormai ci ho rinunciato. Quindi ora siamo arrivati alla fine, l'ultimo livello, quello? Dovrebbero essere 6 in totale, da quello che ho capito. Ti fa salvare, sì, allora è l'ultimo livello sicuramente. Scontro finale! Ah, quindi ora incontriamo Mr. Bowser. E allora? Ridi, ridi. Mo ci sta pure per te. Ah, ci tende una piccola trappola? Ah, ma questo è un livello. Pensavo fosse un pochino diverso. Ok. Qualcosa mi dice che devo stare attento perché se vengo colpito bella non è. E no, a lui non faccio nulla, ok. Ok. Ah, ma fa cadere quelle? Aia, non mi piace, no. No, ah, cavoli. Pronti? Bowserigno. Fa un po' vedere che succede. Ok. Guarda, vado come una faina, vado. Chi mi ferma più? Aha, fregato. Qua potrei anche provare a prendere le monete, le cose, ma ragazzi, c'ho proprio
poca voglia, devo essere sincero. Mi dispiace dirlo, sarà peccato non prendere, sarà peccato dire che non c'ho voglia. Ma proprio mi è passata davvero la voglia. Perché poi il livello devo rifarlo un sacco di volte perché perdo in maniera stupida. Mi butto, faccio, mi lancio. Ah! Ehi! Bene, 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 bene. Quindi ora c'è Bowser in persona. Dai, boss, dai. Vediamo un po'. Le palle di fuoco. Ehi! Ehi! Ai, ehi! Ciao Bowser, me butta bro. Allora, quando salti dimmelo che... no, devi fare un salto bello Bowser, fallo ora. Bravissimo, prendici anche proprio la rincorsa, fammelo capire bene. E ciao. Le vite scendono, le vite stanno scendendo. Ma questa è la prima volta che raggiungo Bowser, effettivamente. Le altre volte sono morto dalle palle di fuoco. Perché? Perché faccio lo splendido, faccio l'idiota. Volevo fare quello che le saltava, e cosa che ho fatto appunto in questa porzione di video, ma le altre volte mi prendevano. Kamek. Vabbè, seconda parte ovviamente contro Bowser, ci mancherebbe pure. Mo diventa gigante, immagino. Perché Kamek o ti fa diventare grande o ti mette le ali. Peach, il tuo eroe è arrivato. Non è Mario, ma fa lo stesso, dai. Ah, Luigi, quindi ha anche la linea personalizzata, Luigi, grande. Oh cielo. Mo arrivo, aspetta, non ti preoccupare. Perdo qualche altra decina di volte e poi arrivo, Peach, Ah, gigante, beh, Bowser gigante è una cosa che si è vista in diversi Super Mario della serie New. Non ricordo il nemico di quello per DS, ma penso fosse un Bowser gigante, no? Oi oi, salta. Devo correre a fine livello? Non lo so, come... Cioè, come funziona? Aspetta. Va quel paese, vai, dai! Ma per favore! Dunque, ho perso un altro po' di volte, solo 3. E ora ho preso anche il power up, perché dico, sai, non vorrei che mi cascasse una bomba addosso e ci rimango, no? Quindi col power up posso farcela, magari. Praticamente so come affrontarlo, perché, vabbè, gli altri try sono stati piuttosto redditizi dal punto di vista di meccanica, come funziona. Quindi andiamo qua, dentro la macchinetta, la clown cart, vogliamo... E schianto a terra. Che poi ci sarebbe un certo numero di frame per il quale Bowser Jr. la seconda volta sta fuori dalla clown cart, ma non riesce ad entrarci perché il gioco ti blocca. Quindi è un po' una seccatura quel punto lì. Mi dispiace che non ci si possa riuscire. Se no fai 2 hit in una volta sola. Eccolo qua che sbraita, che butta palle di fuoco a destra e a sinistra. Tra l'altro ha anche un attacco diverso Bowser, che non è solo lanciare fuoco, ma tipo anche tipo provare a calpestare, cosa che non ha fatto adesso perché è un bravo ragazzo lui. Eccolo lì che perde power up, ma non poteva non essere Andre Link se non avesse perso il power up. Guarda, non so quale grazia concessa mi ha fatto beccare il colpo. Eccolo, eccolo, mi ha body bloccato, il gioco mi ha bloccato. Il gioco mi ha bloccato. Allora, sono senza power up, ma penso di farcela, boh. Cioè, se non lo faccio ora, disinstallo tutto. Disinstallo poi, è un gioco fisico, lo butto via dalla finestra. Va bene che solo 3 try sono pochi, però il fatto è che non c'ho voglia, sinceramente. Ok, ok, è fatta, dai. Ecco, vedi, ti stordisce anche con... Oh, eccolo qua, 3 colpi e quello che servivano. Bene. A Bowser. Dai, bro, su.